Ciao a tutti, oggi facciamo un tutorial su come smontare il carburatore della Vespa PX, in questo caso un 150, però il procedimento è uguale sia per la Vespa PX 125, 150 e 200. Questo è il modello senza miscelatore. Allora, prendiamo un cacciavite per svitare il coperchio della scatola carburatore che è questo. Questa vite qui è quella che regola il minimo, regola il giro di motore al minimo. Abbiamo un perno, questo, poi abbiamo l'altro. E questo. Poi adesso facciamo un po' forza e tiriamo sul coperchio. Questo è il coperchio della scatola filtro. Qua c'è una guarnizione sopra la scatola filtro, che adesso è un po' erotte da sostituire, e questo è praticamente ha praticamente praticamente fatta così, no? Questa si va a fare, si va a incastrare sopra il profilo della scatola carburatore. Qua abbiamo il filtro per svitarlo a questa vite qui. Ed è una e poi un'altra vite qua. Vedete che sono differenti. Una è così e una è così. Tanto questa, se voleste metterla di qua, non va, quindi quando andate a rimontare per forza deve andare lì. Così possiamo togliere il filtro. Questo è il filtro dell'aria. Qua abbiamo il carburatore, che è il cosiddetto carburatore, diciamo, a sogliola, che tanti per, diciamo, quasi per scherzare dicono il carburatore a sogliola. E adesso vi faccio vedere qua, ci avviciniamo, così vediamo un po', vediamo meglio all'interno. Praticamente qua abbiamo il carburatore. Adesso vi faccio vedere. Abbiamo il cavo dell'acceleratore, che infatti se accelero vi faccio vedere che è avanti e indietro, e qui invece abbiamo il cavo dell'aria, che è questo. Poi dopo qua abbiamo, con la chiave da 11, abbiamo questo perno qui e questo qua. Sono due perni con la chiave da 11 da svitare. Svitando quei due perni lì, riusciamo a togliere il carburatore. In questo caso è un SI2020, perché il motore è 150. Se fosse stato un 200, il motore era SI2424. Adesso vediamo se riusciamo a mettere in modo da poter vedere bene. Adesso prendo una chiave da 11, si può usare o a tubo o a cricetto, come volete, per poter svitare. Adesso io prendo quello che ho a portata di mano, abbiate pazienza. Non mi ero preparato le chiavi della verità. Comunque se avete una chiave snoda è meglio perché fate meno fatica, diciamo.
Poi abbiamo un altro. Se devo aggiustarmi così perché non mi sono preparate le chiavi, vi chiedo scusa. Ma tanto l'importante è che voi capite come si smonta, poi il resto non ha importanza. Svitare anche questo perno qua. Adesso poi prendo un paio di pinze becche lunghe per prendere questi perni, per non stare lì a tribolare con le mani a prenderli. C'è il perno con la glove e poi c'è anche un altro perno che qua. Tiriamo su con l'altra glova. Poi sotto c'è anche la rondella. Adesso la prendiamo un paio di pinze vecchie lunghe. E anche qua dietro c'è un'altra, c'è la rondella. Adesso è caduta una scatola carburatore, ma la prendiamo con un cacciavite, non c'è problema. Quindi qua abbiamo uno e due, sono quelli che tengono il carburatore. Poi a questo punto qua abbiamo visto che qua il cavo dell'acceleratore e dell'aria. Il cavo dell'aria io faccio così per toglierlo. Adesso scusate, sistemo solo la telecamera in modo che possiamo vedere come fare a toglierlo. Allora, cominciamo da quello dell'acceleratore. Io faccio così di solito. Vedete questo che guarda così, accelero tutto. Allora, cominciamo da quello dell'aria, che adesso si vede meglio. Tiro l'aria e l'aria rimane bloccata. Poi a questo punto qua cosa faccio? Prendo un cacciavite e tengo fermo qua. Quando vado a mollare l'aria è inevitabile che il filo viene avanti e si toglie già da solo. Lascio andare e il filo è libero. E quella l'abbiamo fatta. La stessa cosa facciamo col cavo dell'acceleratore. Adesso mi metto in modo che si possa fare la ripresa senza problemi. Vedete il cavo dell'acceleratore? Io cosa faccio? Cerco di accelerare tutto, così poi dopo, quando una volta che ho accelerato tutto, tengo fermo questo perno qua e poi mollo l'acceleratore. O se no, volendo, si può anche infilare il cacciavite nel carburatore qua, si tira avanti, così, guardate. Filiamo il carburatore lì così e poi dopo qua lo facciamo uscire, lasciamo andare e così il cavo l'abbiamo liberato. Adesso è di nuovo rientrato, vabbè. Allora, teniamo accelerato, facciamo uscire il cavo, prendiamo un paio di pinzette così. Un cacciavite da far uscire questo cavetto qua, poi lasciamo andare. Adesso è uscito. Scusate per la ripresa se
Sei pessima, ma non sapevo come piazzare la telecamera. Ci sarebbe stato bisogno di una persona che mi aiutava a tenere per fare la ripresa, ma non c'è, quindi ci dobbiamo accontentare. Però almeno siamo riusciti a scollegare tutti e due i cavi. A questo punto qua abbiamo la mandata della benzina. Di solito qua c'è praticamente un fermaio a molla da aprire, ma qui non c'è, quindi mi hanno messo un semplice fascetta. Allora noi cosa facciamo adesso? Per non stare lì a diventare matti, prendiamo una chiave da 10 e svitiamo lì. Così almeno andiamo proprio a svitare dove è tenuto praticamente la mandata della benzina, dove c'è il primo filtrino dove arriva la benzina dal serbatoio praticamente. Vediamo se si svita. Si è svitato. Adesso c'è un po' di benzina, quella che c'è nella cannetta. Qua c'è la guarnizione e qui gli hanno messo uno in più. Si vede che perdeva benzina. C'è anche un O-ring qua, però di solito è solo una guarnizione di carta lì. Questa qui non è sua, diciamo. È stata una cosa fatta di recupero. Eccolo qua. E qua c'è un'altra guarnizione di carta. Vedete, c'è diversa. Una guarnizione di carta qua, dove c'è la vite, e una qua. Qua poi dopo il filtro c'è all'interno, praticamente, dove entra la benzina, dove c'è poi il galleggiante. Adesso, facendo così, prendiamo il carburatore. Vediamo che lì c'è la scatola carburatore con l'aspirazione, quella specie di trapanata. Adesso vi indico, con un cacciavite, non è stata fatta da nessuno, è proprio la Piaggio che a volte faceva trapanata così nella carta. Lì vediamo dove c'è proprio l'aspirazione, infatti aspirazione ad albero rotante, originale Piaggio. Questa è la scatola carburatore, e qua c'è una vite sotto la guarnizione del carburatore, si toglie, c'è una vite taglio da svitare, che è testa fresata piana, che tiene la scatola carburatore al carter. Allora poi a quel punto lì si può togliere la scatola carburatore e se ne può mettere una più grande o allargare il buco di quella se si vuole mettere un 24. Per esempio, se si vuole mettere un 24 come questa scatola qua, che ha il foro più grande che di un 24, magari mettere un carburatore come questo con 24. Foro più grande, si vede la differenza. Adesso vi faccio vedere la differenza tra i due. Questo è 20, con la sinistra che è pulito, quello che è vecchio che è più sporco è 24. Si vede che il foro è maggiore, 4 mm in più. Che questo qui è montato sul 200, si mette su questo modello di Vespa come elaborazione. Adesso qua abbiamo la guarnizione, se la tiriamo su. Tiriamo su piano piano che non si rompa, poi se si rompe al massimo si mette la nuova. E vi faccio vedere così dov'è questa vite testa fresata piana. Ho la guarnizione qua, vedete qua che c'è una vite testa fresata piana, è quella che tiene la scatola del carburatore, questa vite qua. Però quando voi andate a svitare quella vite, prendete un pezzo di carta di stoffa così, andate a metterlo qua. Così, mentre che svitate la vite, se capita mai che c'è il rischio che la vite possa cadere dentro, almeno non cade, perché voi almeno avete provveduto a. Tanto qui è appena vitata, vedete? Appena lo toccate si è svitata. Che deve proprio solo tenere la scatola carburatore al carter.
deve fare nessun'altra funzione. Questa è la vite in questione. Adesso qua c'è il cavo, questo qui che comanda l'aria, si toglie. Qua c'è il cavo che comanda l'acceleratore, togliamo anche questo. Prima togliamo questo cappellotto di gomma. Così. Tiriamo il cavo. Se abbiamo cavo dell'acceleratore, qua c'è un registro che si può anche tirare. Quando il cavo dell'acceleratore si può tirare e togliere il gioco praticamente che c'è sull'acceleratore. Qua abbiamo invece il soffietto, quello che aspira aria nella scatola filtro. Andiamo a toglierlo. Facciamo in modo delicato con un cacciavite perché lì va a rincalzare sopra. Tanto basta toglierlo un po' e poi lui viene via. Così. Qua andiamo a togliere anche dal telaio, se vogliamo, se ci serve di togliere, adesso io lo tolgo. Questo è il soffietto in questione, che a volte quando aspira troppo aria, che questo soffietto si buca, è da sostituire. Qua è dalla parte dove va la scatola filtro, e qui è dalla parte dove va a prendere aria dal telaio. Adesso qua abbiamo solo questa cosa qui da togliere. Lo togliamo. C'è una fascetta che hanno messo quella fascetta lì. Adesso magari vado a prendere un paio di tenaglie, così le togliamo. Perché ho messo questa fascetta, ma lì ci andava un fermaglio di metallo. Non dà più fastidio a nessuno. Adesso cerchiamo di togliere questo qua dove c'è la mandata della benzina, della miscela, dite come volete. È ben piantato perché la cannetta è secca, poi non sembra neanche la sua di cannetta, che la cannetta della benzina, quella lì originale, è più morbida, o si è seccata nel tempo. Non volendo si può anche con la tenaglia tagliare se dobbiamo cambiare il tubo. Adesso io volevo smontarlo perché tanto devo revisionarla questa vespa qua. E allora per quello volevo, appunto, qua la tagliamo qua con la tenaglia, tanto la revisionata sta vespa qua, si può anche tagliare il tubo come sta dentro armati. Voilà, con calma questo pezzo, tanto qua è secco. Adesso così tiriamo su e si toglie la scatola filtro. Come vedete, scatola carburatore, scusate. Adesso qua possiamo togliere questo pezzo di carta. Qui abbiamo la scatola carburatore. Qua c'è il gommino dove passa la canetta della miscela. Questa è vista da sotto. Questa invece è del 24. Così è vista da sotto. Vedete che è differente. Quella del 20 e del 24. Se montate il 24 sulla scatola del 20 dovete allargare il foro. E vedete la differenza che c'è? Vedete anche al contrario. E qua ci rimane il carter dove c'è l'aspirazione. E lì c'è una guarnizione sotto la scatola del carburatore che ci va, perché sennò sfiata. E così abbiamo smontato il carburatore.
Adesso nel prossimo tutorial faremo vedere come togliere il cilindro da sopra il blocco motore. Ciao a tutti, seguitemi in tanti, mettete like se vi è piaciuto il filmato, iscrivetevi al canale, chiedo scusa se il filmato è stato un po' movimentato perché fare le riprese non sapevo come piazzare la telecamera. Ciao a tutti!